prendere il volo ai tuoi sogni. Sei su Radio Dream On Fly. Buon pomeriggio cari amici, sono Marielle Vitale e questa è Radio Dream on Fly. Oggi è mercoledì e io, come ogni mercoledì, ho la nostra ospite. È diventato oramai un appuntamento fisso ed è la dottoressa Rita Leo dello Studio Leon, consulenza, sviluppo e valutazione sistemi di gestione aziendale, che detta così sembra complicatissimo, ma noi stiamo imparando attraverso questi appuntamenti settimanali a capire un pochino di più sul mondo delle certificazioni, come si fa ad ottenerle, eccetera eccetera. Io la saluterò subito. Dottoressa, ben trovata, buonasera. Buongiorno, nuovamente buongiorno a tutti. Ormai credo che sì, oramai è di casa, oramai la vostra persecuzione del mercoledì. No, proprio persecuzione no, però io direi che una corretta informazione che è necessaria, soprattutto per il nostro pubblico che, come lei ben sa, è formato sostanzialmente da professionisti e da piccole e medie imprese, ma anche quelle grandi, ci sono, non ci sono solamente quelle piccole. Insomma, comprendiamo tutto il mondo aziendale, dal più piccolo al più grande, senza nessun problema, e cerchiamo attraverso questi appuntamenti di far comprendere o di conoscere la possibilità che può dare ad un'azienda, a un professionista, avere una certificazione. Proprio attraverso la sua consulenza noi ad esempio oggi possiamo provare a capirne di più sul sistema di gestione per la gestione per l'ambiente, che detta così è facile, mentre invece c'è una sigla che si chiama UNI-EN ISO 14001. L'ho detto corretto, dottoressa? Sì, ha detto corretto, la ISO 14001 è proprio la norma internazionale, così come la 9001, sulla quale abbiamo iniziato a entrare nel dettaglio lo scorso mercoledì. Sì. Anche questa ha un'adesione tipo volontario, quindi uno standard volontario, sì, applicabile a tutte le organizzazioni pubbliche, private, grandi, piccole. Sì. Che cosa definisce? I requisiti del sistema di gestione per l'ambiente, quindi ha il pregio di essere facilmente integrabile con gli altri sistemi di gestione, vedi la 9001 di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, sì, piuttosto che la 45001 di cui magari, se volete, vi parlerò la assolutamente prossima. Certo, quindi è uno strumento che può essere utilizzato, implementato da un'azienda per controllare e gestire tutte le attività svolte, finalizzato a minimizzare l'impatto dei processi sulle risorse naturali, quindi finalizzato alla conservazione e al rispetto dell'ambiente. Sì, nel dettaglio esattamente. Di gestione, sì. Che prevede tutta una serie di adempimenti un po' più specifici rispetto alla 9001, che riguardava invece più il discorso della gestione dei processi. Sì. Qui entriamo proprio nel merito dell'analisi ambientale, della politica per l'ambiente, responsabilità in materia ambientale, però se pensiamo che è sempre più sensibile, no? Nella sensibilità di tutti, anche non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella società, l'attenzione alle problematiche ambientali, l'orientamento alla green economy, no? Sì, esatto. Allora capiamo che forse questo potrebbe diventare una sfida importante per lo sviluppo di strategie aziendali e per far capire, per dare proprio valenza all'impegno dell'azienda rispetto al tutto quello, sì, non avere impatti sull'ambiente. E in pratica, tra l'altro, sì, mi scusi, sì, dottoressa, in pratica attraverso questa certificazione l'azienda dimostra di avere cura e avere a cuore l'ambiente, sia per quello che produce che per quello che diciamo utilizza per la propria produzione. Sì, allora questa è una norma che dà tutta una serie di vantaggi. Anche se vogliamo con risvolti pratici, no? Sì. Mi spiego meglio. È chiaro che l'adozione del sistema di gestione ambientale dà innanzitutto un aumento un miglioramento della propria immagine pubblica, no? Sì, sì. Quindi diamo
evidenza del fatto che ci impegniamo a rispettare l'ambiente. È questo, già sono 20 milioni di punti, ecco. Esatto. Sì. Questo cosa consente? Consente alle aziende di mantenere un buon profilo pubblico, quindi un ottimo livello di reputazione. Sì. E favorire anche le relazioni a vario titolo nell'ambito della comunità, quindi non solo con gli enti di controllo, ma anche con la collettività, i consumatori. Sì. Il concetto della reputazione è importantissimo. Pensate a un'azienda che, non so, vabbè, dei settori un po' più tipici, no? Di questi, con risvolti in questi ambiti, tipo industria di tipo chimico, farmaceutico, no? Sì. Per loro è fondamentale certo. Avere un sistema che gli permetta di gestire sotto controllo potenziali danni all'ambiente, sì, perché immaginate sì. Che danno d'immagine ne risulterebbe, no? Certo. Sicuramente un risvolto con danni d'immagine maggiore magari dell'impatto stesso dell'evento, forse negativo. Sì. Questo però vale anche per tutte le altre realtà, anche perché ci sono altri vantaggi che le organizzazioni possono trarre da un sistema di gestione per l'ambiente. Innanzitutto l'aumento della tutela ambientale. Cioè. Allora, il mondo dell'ambiente praticamente è molto molto normato, soprattutto sì. In Italia, dove addirittura a livello territoriale le singole regioni, addirittura le singole province possono ulteriormente inasprire eventuali legislazioni già presenti a livello nazionale. Quindi sì. Siamo già una nazione dove sono presenti diverse e numerose normative a tutela dell'ambiente. In più, a livello territoriale, ogni regione e ogni singola provincia può inasprire ulteriormente questi sì. requisiti. Sì. E in particolare Piemonte e Lombardia sono due regioni che sono sempre state storicamente ancora più sensibili su questi sì. temi, okay? Quindi a seconda di dove allora, l'azienda l'aumento della tutela avviene tramite, abbiamo detto, una delle cose da fare è l'analisi ambientale iniziale. Bene. Quindi il fatto di fare l'analisi ambientale iniziale, che è una cosa da fare quando si implementa un sistema di gestione per l'ambiente, comporta il fatto di conoscere bene quali sono le norme, le normative applicabili a livello regionale, certo, come gestirle e come migliorare nel tempo. Quindi sì. Prevenzione dell'inquinamento, riduzione delle emissioni, garanzia di un approccio sistematico alle eventuali emergenze, sì. Riduzione dei consumi anche, quindi delle risorse naturali, dell'energia, sì. Prevenzione dei reati ambientali. Certo, certo, sappiamo quanto quindi, possono essere, certo. L'incremento della conformità legale, perché avendo un quadro completo dei propri obblighi normativi in materia ambientale, riusciamo a mettere in atto una metodologia per verificare costantemente la corretta applicazione di tutti questi obblighi. Ah, okay? Che sono tantissimi, immagino, certo, certo. Poi, ovviamente abbiamo detto riduzione della... un uso razionale delle risorse, quindi penso che a tutti faccia piacere, anche quando compriamo, no, qualcosa, leggere che per fare, insomma, per realizzare quel prodotto si sono rispettati, no, certo, certo. Non so, nelle emissioni di sì. CO2, cose del genere. Quindi non è una qualcosa di intrinseco rispetto al bene che viene prodotto, però è qualcosa che dimostra che l'azienda ha a cuore questi temi e addirittura cerca di migliorare le proprie prestazioni. Ecco, anche a livello di mi fa venire in mente, dottoressa, mi fa venire in mente una cosa che io ho notato entrando in un supermercato, non cito quale supermercato fosse, una grande catena nazionale ovviamente, dove all'ingresso viene c'è un cartellone luminoso con un display, direi, dove certifica praticamente che quel supermercato è alimentato con energia fotovoltaica e in quel momento sta producendo tal wattaggio e sta risparmiando per emissione di un tot di eccetera eccetera. Quello va a far parte di una certificazione ISO, cioè è una testimonianza di una... Quello è uno dei tanti aspetti che possono rappresentare la testimonianza dell'attenzione della... Sì? Di quella organizzazione, certo, in quel caso, che sta facendo, sì. Proprio un risvolto che appunto, come ci sta testimoniando lei,
comunque aumenta, come dire, il grado di percezione della dell'immagine, della reputazione, per quella, il rispetto dell'ambiente, che certo, in realtà dà di sé, no? Certo, perché certo, noi l'associeremo a qualcosa di positivo, assolutamente, rispetto alla collettività. Esatto, esatto, esatto. Adesso ho capito perfettamente, sì, sì, grazie per averlo confermato. Ovviamente ci sono, migliorano anche le possibilità di Bigu, perché l'adozione, avere un sistema di gestione per l'ambiente certificato permette di avere accesso a mercati che di solito magari ci potevano essere preclusi, sì, soprattutto all'estero, no? Sì. Perché è molto richiesta come certificazione da clienti internazionali. Ecco. Anche questa, come la 9001 di cui abbiamo parlato la volta scorsa, permette di accedere a gare, a appalti pubblici, che sempre più spesso inseriscono anche la certificazione di gestione ambientale come criterio discriminante. Sì. Tra l'altro, spesso, frequentemente ci sono delle, cioè, possibilità di accedere a dei finanziamenti regionali, sì, statali, comunitari, sì, sì, perché questo impegno ambientale dei vari soggetti, sì, è sempre più richiesto, no? Di, sì, c'è maggior sensibilità su questi, certo, temi. Certo. E poi, certo, come abbiamo detto la volta scorsa, comunque anche a livello interno c'è una maggior coinvolgimento e impegno di tutti i dipendenti in una cultura, sì, che li vede coinvolti, no, a lavorare in direzione di ottimizzazione dei processi, sì, correttezza sempre in tutto quello che si fa per evitare, sì, appunto, per far sì di rispettare sempre costantemente quelle varie normative, in questo caso legate all'ambiente. All'ambiente, okay? Certo. Vi propongo una metafora, sì, diciamo così, per capire meglio. Cominciamo a prenderci gusto su queste belle metafore che vengono sempre più applicate dalle piccole imprese, no? Sì. Piccole medie, sì, non è un caso, nel senso che soprattutto in Italia poi il nostro tessuto imprenditoriale è composto in maniera preponderante da micro e piccole imprese, no? Sì. Le grandi committenze, i grandi clienti spingono sempre di più attraverso il fatto che i piccoli, quindi i loro fornitori, si certificano, no? Sì. Perché effettivamente il potenziale di reazione, quindi i benefici ottenibili motivando al cambiamento le piccole imprese, sono maggiori. Pensiamo, sì, alla metafora dei pesciolini motivati, cioè un branco di pesciolini che a causa di un pericolo imminente si muovono immediatamente in sincronismo, no? Sì, sì. Perché deve cambiare direzione, quindi in maniera veloce. Sì. Pensate invece ai tempi di reazione di una balena, no? Che quindi, sì, ha tempi di reazione maggiori e anche maggiori rischi. Certo. No? Si potrebbe fare lo stesso parallelo per questo tipo di certificazione rispetto a quella di cui parliamo oggi, certificazione di gestione ambientale. Quindi, sì, il potenziale capacità di reazione delle piccole e medie aziende è decisamente elevato. Sì. I benefici che si possono ottenere sono molti e immediati anche per il resto della collettività. Fantastico. Mi sembra corretta come metafora, assolutamente. Allora io, dottoressa, vorrei ricordare che il suo studio offre consulenza, sviluppo e la valutazione per ottenere i sistemi di gestione aziendale, non solo, ma ci sono anche le docenze per i corsi vari, sono quelli l'ISO 9001, che ne abbiamo già parlato, il 17021, poi il 19011, 11, insomma, davvero moltissime cose, poi ce ne sono tantissime altre, però io inviterei i nostri amici ascoltatori a chiedere informazioni o comunque fare una telefonata o magari visitare il sito per avere un'idea e cercare che cosa potrebbe fare al caso loro, cosa potrebbe aiutarli a migliorare la loro azienda. Beh, sicuramente una email la si può inviare a info@studioleo.info, il cellulare, che comunque è sempre disponibile per qualunque tipo di informazione, che è il 334 1557 990, e poi naturalmente c'è il sito internet dove praticamente c'è tutto quello che offre lo Studio Leo, che è www.studioleo.info. Ho detto tutto giusto, dottoressa?
Benissimo. Bene, allora diamo appuntamento alla prossima settimana, perché vogliamo che lei ci spieghi poi per la prossima settimana non solo quello per l'ambiente, non solo per la qualità, ma vogliamo sapere tutto per ottenere la certificazione per la salute e la sicurezza, perché non possiamo mica dimenticarla. Assolutamente, doveroso, e continueremo con a informare, con certo. Io vi ringrazio tantissimo. A lei, noi l'aspettiamo qui, telefonicamente, insomma la raggiungiamo in qualche modo, perché vogliamo conoscere anche alla fine che cosa succede con avendo un'altra certificazione che va ad aggiungersi magari, perché no, alle precedenti due che, della quale noi abbiamo già parlato, per la salute e la sicurezza. Quindi l'aspettiamo mercoledì prossimo, grazie. Grazie, grazie a lei, arrivederci a tutti. E grazie anche a voi per averci seguito fin qui, avete sentito con la dottoressa Rita Leo, ci risentiamo, ritroveremo e vi aspettiamo naturalmente mercoledì prossimo. Radio Dream On Fly, dedichiamo il nostro lavoro ad imprenditori e professionisti.